Oggi è il 28 marzo del 2019, siamo qui nel Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Perugia. Siamo con il professor Oliviero Olivieri, che è un professore ordinario di medicina veterinaria. Noi, professore, ci conosciamo da molti anni e approfittiamo del suo tempo per fare un discorso appunto con voi lettori di Luminanzia relativamente a quelle che può essere un percorso di riqualificazione delle aree interne o marginali o collinari o appenniniche italiane, perché il professore, diciamo, ha maturato un'esperienza interessante quinquennale dal 2013 al 2018 alla presidenza di un parco nazionale, il Parco dei Monti Sibillini, quindi che poi è un parco, diciamo, che racchiude in buona parte del suo territorio un'area tristemente nota a tutti noi, perché è stata un'area, diciamo, dove il terremoto nel periodo agosto-ottobre del 2016, insomma, ha lasciato un segno indelebile nella popolazione e nell'economia locale. Però prima di chiedere al professore di avere alcune cose interessanti, volevo rappresentare alcuni dati importanti. Allora, che mi aiuterò leggendo, diciamo, su un appunto che ho fatto. Allora, il territorio italiano per il 41% è collinare, il 35,2% è montano, il 23,2% è pianura. Per cui la fascia collina e montagna per il nostro paese è un'area importante da un punto di vista, diciamo, economico, culturale e per una serie di motivi. In particolare, diciamo, c'è questa definizione generica di aree interne. All'interno del nostro paese sono, diciamo, generalmente individuali come delle aree lontane da quelle che sono i servizi principali, però sono aree che custodiscono in genere dei patrimoni agricoli e culturali piuttosto importanti. Le aree interne, diciamo, sono il 60% poi alla fine del nostro territorio nazionale. Dentro le aree interne ci sono 4.000 comuni, e il 25% della popolazione italiana vive in queste aree interne alla fine della fiera. Nella fattispecie noi abbiamo l'Appennino. L'Appennino è un po' la spina dorsale del nostro paese, è una struttura lunga ben 1200 km che ospita il 50% delle aree interne italiane, 14 regioni, il 31% della superficie nazionale è Appennino. Per non escludere poi tutta la fascia pedemontana subappenninica, diciamo, che rappresenta. Tutto questo ampio territorio, sostanzialmente, e in particolare l'Appennino, ospita il 23,1% delle imprese agricole italiane, dove vengono allevati 32 milioni di capi, cioè il 16% della nostra popolazione zootecnica vive nell'Appennino. Poi mi ricordava il professor Olivieri che nell'Appennino, in particolare, risiedono una buona parte dei nostri parchi nazionali e regionali. E ultimo particolare è che il 51% delle DOP e delle IGP del nostro paese vengono prodotte in Appennino. Una delle quantità maggiori, percentuali più importanti, è proprio il parmigiano reggiano. In questo contesto, quindi, che in qualche modo certifica con dei numeri il valore di queste aree, non sono soltanto un problema per il nostro paese, possono essere una grande opportunità di riqualificazione. Per cui chi meglio del professor Olivieri, che per 5 anni si è cimentato nella quotidianità con un parco importante, che all'interno del quale purtroppo c'è quello che viene ormai chiamato il cratere del terremoto, ci può con la sua testimonianza dare delle dritte o delle indicazioni importanti. Professor Olivieri, innanzitutto ci spiega un attimino che cos'è questo parco dei Monti Sibillini. Benissimo, buongiorno, con grande piacere. Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini è un parco che abbraccia due regioni, l'Umbria e le Marche, 4 province, Perugia, Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno, circa 70.000 ettari, di cui buona parte collinari, pedemontani, alta collina montagna ed alta montagna. Ora, la legge istitutiva dei parchi che cosa prevedeva e prevede, sempre più attuale? Conservazione degli habitat con tutte le specie
selvatiche presenti, specie vegetali e animali, ma anche e soprattutto a pari passo valorizzazione di queste aree. E quando parliamo di valorizzazione, sicuramente il primo abitante di un parco è l'agricoltore, l'allevatore che è custode del parco e parteciperà non solo alla sua valorizzazione, ma al mantenimento di quegli habitat e quegli ecosistemi che sono utili per la fauna e flora selvatica, ma soprattutto ed anche insieme alla fauna selvatica alla fauna domestica, cioè alla zootecnia delle aree di media e alta collina. Quindi di che cosa zootecnia, di che zootecnia parliamo? Parliamo sicuramente anche di carne, ma soprattutto di latte. La prima cosa che il sottoscritto in qualità di presidente ha voluto fare subito dopo all'indomani del terremoto, qual è stato? Raccogliere i primi fondi per aiutare quegli agricoltori, allevatori, custodi del territorio, da che cosa? Dall'attacco all'inizio di un animale simbolo bandiera che io dovevo proteggere, che è il lupo. Allora, per proteggere il lupo, io che strategia ho fatto? Ho aiutato l'allevatore dando gratuitamente delle recinzioni elettrificate, in maniera che lui è rimasto sul territorio, ha mantenuto il territorio e ha seguitato ad allevare quegli animali utili per il territorio. E quando dico utili, io faccio già alcuni esempi. Primo esempio, uno degli animali bandiera è il camoscio. Il camoscio appenninico, una varietà di camoscio rarissima al mondo, che nel Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise era quasi in estinzione, quindi con un progetto europeo noi l'abbiamo riportato in alcuni parchi, tra cui quello dei Sibillini. Allora, il camoscio entra in contatto con gli allevamenti ovicaprini e quindi noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo contemporaneamente alla reintroduzione del camoscio abbiamo chiesto un contributo europeo per testare tutti quei greggi. Quando dico testare, inizio dal punto di vista sanitario e quindi un valore aggiunto di questi greggi che pascolano in alta montagna. Tutti questi greggi e questi singoli soggetti per alcune malattie che sono trasmettibili tra domestico e selvatico e tra selvatico e domestico. Quindi nel reintrodurre il camoscio abbiamo testato tutti i camosci reintrodotti e nei pascoli a confine dove insieme pascolano noi abbiamo salvaguardato da malattie infettive e soprattutto da malattie parassitarie tutte le greggi che andavano in alta collina o montagna. Allora, questo ha una ripercussione utile sulla qualità del prodotto. Perché? Perché questi animali, nell'ambito dei 365 giorni, solo poche settimane utilizzano fieno. Per il resto utilizzano erba, quindi prodotto fresco, durante tutto il periodo dell'anno, più la sera quando ritornano nella stalla il foraggio fieno prodotto nei periodi che la stagione lo consente nel parco nazionale, se non nell'azienda stessa, nell'azienda limitrofa. E quindi noi abbiamo un prodotto di altissima qualità. Perché? Perché oltre a tutte le essenze che mi garantiscono l'energia, la proteina, i minerali e le vitamine, abbiamo tutta una serie di sostanze nutraceutiche che me li ritrovo nel latte. Quindi quando noi diciamo il pecorino fatto in alta montagna ma è ricco di colesterolo, ok, potrebbe essere anche ricco di colesterolo, ma è ricco di tutte quelle altre sostanze che sono a beneficio per i vasi, per il cuore, e quindi io vado a cercare proprio quel pecorino prodotto con un latte di animali che hanno pascolato.
sempre rimanendo su questi animali che pascolano, io sto parlando del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, ma parliamo di tutti quei parchi dove abbiamo i bovini che producono, bovini a duplice attitudine, latte e carne, che producono un latte di altissima qualità. Quindi addirittura nella zona del Parmigiano Reggiano, la Reggiana, la Bianca Valpadana, dopo sostituite dalla Brunalpina, che ancora in alcune situazioni è stata. Pensiamo tutto al sud con le podoliche, il caciocavallo, eccetera. E questi sono prodotti che noi dobbiamo assolutamente valorizzare, perché con i costi che oggi vediamo, no? Con il prezzo che pagano il latte, sicuramente questi produttori devono lavorarlo in azienda e devono venderlo a livello locale valorizzando il prodotto sul posto. Quindi Parco Nazionale, turismo ecosostenibile, produzione di prodotti locali. L'ultimo esempio, se posso dire, in un parco nazionale, oltre alle specie bandiera che noi abbiamo, orso, aquila, nel caso camoscio, ci sono delle piccole specie, per esempio la cotornice, che era un animale bellissimo e estinto, quasi in estinzione. Per quale motivo? Sì, con gli anni, nonostante un parco nazionale, quasi si è estinto. Perché gli allevatori, molti allevatori, hanno abbassato i pascoli, quindi hanno portato il gregge da 1000-1200 metri, li hanno lasciati al pascolo a 700-800 metri, perché per alcune ragioni, diciamo, non conveniva più pascolare. Io ho dato degli incentivi per ritornare a pascolare a 800, 900, 1000, 1200 metri. Perché? Perché i piccoli della cotornice, nel primissimo periodo della loro vita, quindi nelle prime settimane, hanno necessità di dazioni di un prodotto ad alto contenuto di proteina di alta qualità. E le proteine di alta qualità chi le dà? Quegli insetti che si sviluppano nelle aree di pascolo, con le feci, quindi, che si sviluppano nelle aree di pascolo dei bovini e degli ovini. Quindi noi aiutiamo la zootecnia, aiutiamo il pastore, aiutiamo l'ecosistema, aiutiamo quelle specie minori. E quindi il turista, quando viene, io dico sempre, passeggiate e camminate di gusto, perché passeggia a una guida che gli spiega tutta la fauna, la flora selvatica, ma anche gli allevamenti domestici. In più, alla fine, passeggiata di gusto, quindi ottimo camminare, quindi fa bene per il colesterolo, per il diabete, eccetera, eccetera. Alla fine della giornata si arriva in una fattoria dove addirittura si può fare didattica, si può far vedere un esempio di caseificazione e si assaggiano i prodotti locali e se piacciono si comprano. Professore, lei ci ha spiazzato per la chiarezza di questa esposizione, che personalmente non era una sorpresa, per questo ci siamo permessi anche di disturbarla, perché sostanzialmente, e qui chiudiamo questa breve ma importante intervista, credo che i messaggi siano chiari. Cioè, primo, ci può essere una convivenza tra il parco e l'agricoltura e la zootecnia, quindi non c'è conflitto, ci può essere, con tutte le complessità e le difficoltà anche tra il predatore, diciamo, e l'animale selvatico e l'animale domestico, ma soprattutto ci ha dato il professore una sorta di manifesto, una traiettoria di riqualificazione delle produzioni zootecniche, che sono fatte di qualità intrinseca, diciamo, del formaggio, della carne prodotta in questo modo, ma anche di narrazione, perché di tradizione, eccetera. E questo, diciamo, può essere importante, perché noi riteniamo di Luminanza, per questo abbiamo disturbato il professore e che ringraziamo, insomma, del tempo che ci ha concesso, pensiamo che appunto mutuare l'esperienza degli allevamenti intensivi nelle zone interne e appenniniche ha poco senso, come forse poco senso è anche il reciproco. Ogni territorio, ogni comunità, ogni situazione deve fare quello che sa bene fare.
Noi, professore, la ringraziamo molto di questo tempo che ci ha e che ci permetteremo. È stato un piacere, e sono a disposizione per grazie. Tutti quegli allevatori che hanno necessità di anche valorizzare le proprie razze autoctone, perché nell'Appennino umbro-marchigiano io ho parlato di una pecora, ma una pecora sopravvissuta che aveva determinate caratteristiche tipiche e adattata ai millenni dell'area. Bene, grazie professore. Arrivederci.